Ciao a tutti ragazzi, io sono Francesco Leo e questo è On Writing. Oggi andremo a vedere quali sono 5 errori comuni commessi dalla maggior parte delle persone quando si va a scrivere o a parlare con qualcun altro. Primo errore molto comune è l'accento sulla E di perché. Perché questo è il suono corretto. L'accento che andremo ad utilizzare quindi sarà un accento acuto e non grave. Il suono non è perché, non è perché, è perché, per cui andremo ad apporre l'accento acuto. Secondo errore molto comune, sì, affermativo. Quando si va a scrivere sì, affermativo, sulla I serve l'accento, altrimenti scriviamo sì, che è una particella, che ha diverse funzionalità che magari andremo a vedere in un video successivo. Terzo errore comune, qual è? Non c'è l'apostrofo dopo il qual, perché non parliamo di elisione ma di troncamento, per cui la vocale finale viene troncata, eliminata e non c'è bisogno di apporre il segno di apostrofo. Errore numero 4, piuttosto che è una locuzione congiuntiva e spesso viene utilizzata in maniera errata. Non può infatti essere utilizzata per proporre una serie di possibili alternative del tipo mangerò del sushi piuttosto che un hamburger, oppure mangerò un hamburger piuttosto che una pizza. No, non è in questa maniera che va utilizzato, è piuttosto che indica una azione che secondo l'utente viene considerata migliore rispetto ad un'altra, per cui potrò dire, ad esempio, chiamerò Luca piuttosto che mandargli un SMS, perché secondo l'utente è migliore chiamare l'interlocutore, in questo caso Luca, perché si avrebbe una risposta diretta, ad esempio. Errore numero 5, questo è molto 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 comune. Apposto, utilizzato come va tutto bene? È tutto ok? Apposto in quel caso va scritto in maniera separata, quindi tutto a posto. Se vado a utilizzare la grafia unita, ottengo un apposto che non è apposto nel senso di come stai, ma è participio passato del verbo apporre. Se vi è piaciuto il video lasciate un pollice in su, un commento, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per non perdere nessun aggiornamento e video futuro. Ci vediamo presto su On Writing, vi aspetto.